quando faccio le promesse le mantengo. Allora, stiamo parlando di Repower, per chi non l'avesse capito, penso che oramai si sia capito. Se andate sul sito internet di Repower e andate alla sezione progetti, trovate che Repower attualmente in Italia ha 7 progetti. Tra questi 7 progetti, 5 sono da fonti rinnovabili, magari qualcuno se avventuri glielo spiega che sono le fonti rinnovabili, e 2 invece vengono da fonti da combustibili fossili. Sono 2. Una è a Pistoia, gas naturale, l'altra è in una località che si chiama Saline Ioniche. E dice 6 SPA, società progetto di cui Repower è azionista responsabile dello sviluppo, sta progettando una centrale a carbone, bla 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 bla. Cioè laggiù si chiama 6, 6 Repower. Allora, io vi leggo solo 2 cose e finisco. In questa lunga storia, ho fatto un po' di casino, se qualcuno me li raccoglie grazie, è stata presentata il 10 ottobre 2011 in comune a Pistoia un'interpellanza presentata da Andrea Fusari e Lorenzo Lombardi. Allora rispose l'assessore Lucchesi parlando di Repower, dicendo l'azienda che avevamo di fronte era un'azienda mediamente seria, non ho capito che vuol dire, comunque, fondata, credibile, affidabile, un'azienda con numeri importanti, 650 collaboratori, di cui 155 in Italia. Ricordo che l'azienda ha sede legale in Svizzera, un giro d'affari altrettanto importante, molti milioni di kilowatt venduti, non lo dico perché sono veramente, ma sono tanti, 773 milioni di giro d'affari in Italia, di fatturato, quindi è un'azienda affidabile. Questo è quello che diceva le istituzioni. Ma andiamo avanti. 14 giugno 2012, comunicato stampa, mercato elettrico, antitrust sanziona Repower Italia, EGL Italia e Tirreno Power per intesa restrittiva della concorrenza. L'autorità garante della concorrenza e del mercato nella riunione del 30 maggio 2012 ha deliberato che la società Repower Italia, EGL Italia e Tirreno Power hanno messo in atto un'intesa restrittiva della concorrenza, è stata multata di 106.156 euro. Questo per aver fatto in modo che a noi cittadini c'è stato un aggravio di 900.000 euro. Passiamo, 12 febbraio 2013, avete sentito la data? La settimana scorsa, Reggio Calabria, la centrale a carbone di Saline Ionica è ben vista dall''Ndrangheta. È emerso anche questo dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'operazione ADA, eseguita stamattina da carabinieri che hanno arrestato tra gli altri anche il sindaco di Melito Porto Salvo, del PD, Eduardo Costantino. La forza alla morte, scrive il Gito Barillà, già da tempo risulta aver puntato gli occhi su uno dei più grossi investimenti economici che interessano la zona del Basso Ionio Reggino e nella fattispecie la frazione Saline Ioniche del comune di Montebello Ionico, dove l'attuale compagine governativa ha visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente, ha già dato la sua autorizzazione alla costruzione della centrale che dovrebbe nascere nell'area in atto occupata dallo stabilimento dell'ex Liquichimica, anche lì è un'area dismessa. Come tutte le grandi imprese del nord o estere che vengono a lavorare in Calabria, anche la SEI, che è Repower, avrebbe mandato un consulente incaricato di allacciare quei rapporti funzionali al raggiungimento dello scopo prefissato. Si tratta di Franco D'Aquaro, che dalle intercettazioni registrate da carabinieri già alcuni anni prima avrebbe preso contatti con la criminalità organizzata locale, inevitabilmente coinvolta nel più massiccio investimento economico che ha interessato negli ultimi anni la zona. Questa, signori, è la SEI Repower. E io qui ora passo la mia domanda e concludo. Questo progetto così caldamente, il progetto nostro a Pistoia così caldamente voluto, ce l'hanno ripetuto tante volte dalla qui presente presidente della provincia, tante volte si sono gonfiati dall'assessore al lavoro della provincia Paolo Magnanensi.
Io voglio sapere una cosa, di fronte a un'azienda condannata per concorrenza sleale e accusata di aver stretto rapporti con la criminalità organizzata, nemico numero uno dello Stato, i rapporti delle nostre istituzioni, in primis la provincia, rimarranno gli stessi dopo?